Quanto guadagna Mark Zuckerberg? A soli 33 anni, Mark Zuckerberg è nell'Olimpo dei più ricchi del mondo, grazie alla paternità del social network più popolare del mondo, Facebook, che finora conta circa 2 miliardi di utenti attivi al mese. Il conto in banca a 9 zeri di Mr. Facebook. Solo nel 2017, Mark Zuckerberg ha guadagnato ben 23,1 miliardi di dollari, portando il suo conto in banca a ben 73,1 miliardi di dollari, arrivando a pochi spiccioli di distanza da Warren Buffett, il quarto uomo più ricco del mondo. Mark è solo quinto ma, a leggere questi numeri, non sembra che se la passi molto male. Ma cosa fa Zuckerberg con un conto in banca così sostanzioso? Come utilizza i suoi soldi, visto che, a vederlo, non sembra spendere molto per vestiti firmati o auto di lusso? Non tutti sanno che il CEO di Facebook devolve una grossa parte dei suoi risparmi a cause benefiche. Grazie alla Onlus creata insieme alla moglie, la Sean Zuckerberg Iniziative, e alla Giving Pledge, una fondazione che mette insieme alcuni degli uomini più ricchi del mondo tra cui anche Bill Gates, Mark e la moglie hanno donato, solo nel 2016, ben 3 miliardi di dollari per sostenere una ricerca scientifica per debellare tutte le malattie del mondo. I lussi di Zuckerberg. Nonostante la filantropia, Mark Zuckerberg è comunque un uomo del suo tempo, che si concede anche qualche lusso. A cominciare dalla casa, Mr. Facebook possiede un appartamento a San Francisco da 520 metri quadri, che è costato $1 milione solo per la ristrutturazione. Nel 2011, invece, ha acquistato una casa a Palo Alto, in California, di ben 465 metri quadrati. Insieme alla casa, ha acquistato anche un assistente robot, spendendo circa $7 milioni. Un po' alla volta, ha pensato di allargarsi e di comprare anche altre 4 ville nelle vicinanze, per altri $30 milioni. Per non farsi mancare niente, Mark ha comprato la proprietà di un'intera piantagione dell'isola di Kauai, la più antica delle isole Hawaii, compresa una spiaggia, scatenando anche le proteste degli abitanti locali. Sull'abbigliamento, abbiamo visto che Zuckerberg non si lascia ammaliare da abiti firmati e costosi, ma predilige un abbigliamento casuale e informale. Neanche le automobili sono un bene per cui Mark spende cifre eccessive, finora è stato visto alla guida di auto che non superano i 30.000 euro di costo. Visto il lavoro che fa, il numero uno di Facebook viaggia molto, ma sono soprattutto viaggi d'affari. I costi per i suoi spostamenti sono però molto elevati, dato che, insieme a lui, si muove una macchina della sicurezza molto consistente. Nel 2015 per le sole trasferte, l'azienda ha speso circa $5 miliardi. Il futuro? Forse in politica. Per una persona che guadagna così tanti soldi, parlare di futuro dovrebbe essere una semplice formalità. Invece Mark ha in mente ancora molti progetti. Tra gli ultimi consulenti assunti dalla sua fondazione, vi sono Joel Benenson, stratega della campagna elettorale di Hillary Clinton, e David Plouffe, ex consigliere di Barack Obama. Che Mr. Facebook stia pensando di scendere in politica? Lui nega, ma non è da escludere.